Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo trasferiti oggi pomeriggio sul terrazzo. Si sta bene, poi ci stanno un sacco di piante. È bello questo posto. E benvenuti all'appuntamento quotidiano con una storia di quelle che servono per mantenere in allenamento la nostra anima, il nostro spirito. Questa storia forse vi potrà sembrare un pochettino strana e forse qualcuno di voi dirà: ma cosa c'entra questa storia con il mese di maggio, che è il mese dedicato a tutte le mamme e in modo particolare alla mamma di Gesù, alla nostra mamma? Cosa c'entra? Ascoltiamo questa storia e poi vediamo che in qualche modo c'entra. E anche questo è un esercizio per mantenere in allenamento la nostra anima, il nostro spirito. Bene, un giorno di primavera, quando mamma orsa era piccola, trovò un piccolo pettirosso in giardino, troppo piccolo per volare. Oh, come sei carino, disse. Da dove vieni? Dal mio nido, rispose il pettirosso. E dov'è il tuo nido, piccolo pettirosso? Domandò mamma orsa. Credo che sia lassù, rispose il pettirosso. No, quello era il nido del passerotto. Forse più in là, disse il pettirosso. Quello era il nido del merlo. Mamma orsa guardò da tutte le parti, ma non riuscì a trovare il nido del pettirosso. Puoi vivere con me, disse. Sarai il mio pettirosso. Portò il pettirosso a casa e gli preparò un nido. Mettimi vicino alla finestra, per favore, disse il pettirosso. Mi piace guardare fuori e vedere gli alberi e il cielo. Mamma orsa lo mise vicino alla finestra. Oh, disse il pettirosso, deve essere divertente volare lì fuori. Sarà divertente anche volare qui dentro, rispose mamma orsa. Il pettirosso mangiava, cresceva e cantava. Presto imparò a volare. Volava in giro per la casa e si divertiva, proprio come mamma orsa aveva detto. Ma un giorno che era triste, mamma orsa gli domandò: perché sei triste, piccolo pettirosso? Non lo so, rispose il pettirosso. Il mio cuore è triste. Prova a cantare una canzone, disse mamma orsa. Non posso, rispose il pettirosso. Gli occhi di mamma orsa si riempirono di lacrime. Portò il pettirosso in giardino. Ti voglio bene, piccolo pettirosso, disse, e voglio che tu sia felice. Vola via se vuoi, sei libero. Il pettirosso si alzò alto in volo nel cielo azzurro, cantò una canzone dolce e acuta. Poi tornò giù, dritto verso mamma orsa. Non essere triste, disse il pettirosso, anch'io ti voglio bene. Devo volare per il mondo, ma ritornerò. Ogni anno ritornerò. Allora mamma orsa gli dette un bacio e il pettirosso volò via. Bene, trovate voi l'elemento in questa storia che fa sì che questa storia ci azzecchi bene con il mese di maggio che è dedicato alle mamme, a una caratteristica particolare che hanno le mamme. E adesso non vi dico nient'altro, se no vi aiuto. Allora, vi saluto, ci vediamo. Domani pomeriggio, no, domani pomeriggio è sabato. Domani pomeriggio, quindi la registrerò la storia e la troverete qui, perché domani pomeriggio alle 16:30 ho il catechismo con i bambini. Ancora ci vediamo sulla piattaforma Zoom e quindi non posso fare live qui su Facebook, però la registro. Altre due cose vorrei dirvi. Prima di tutto vi ricordo che ci siamo detti di pregare tre Ave Maria al giorno. E la seconda cosa, ho
scoperto un libro molto bello che si intitola Le memorie di Suor Lucia. Sono gli scritti di Suor Lucia, una dei tre pastorelli che ebbe l'apparizione della vide la Madonna a Fatima. Ed è molto bello, ho iniziato a leggerlo e allora penso che ogni volta vi leggerò qualche cosa, non in live magari, e la pubblicherò qui su Facebook. Lo riconoscerete perché la lettura si intitolerà Le memorie di Suor Lucia, seguita da un numero e così poi possiamo leggerlo tutto. È bellissimo, è veramente bello. E ci aiuterà a stare vicino alla nostra mamma del cielo, oltre appunto ci darà ancora più gioia nel recitare le Ave Maria. Ciao a tutti.